Comincia una nuova puntata della Scossa insieme a Francesco Del Zio, manager, scrittore, docente universitario. Francesco, ben ritrovato, come stai? Buongiorno, bene, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di alleanze, vediamo con chi però. Alleanze forse insolite, chi lo sa? Abbiamo con noi Giovanni Floris, non ha bisogno di presentazioni, è in libreria con l'alleanza, appunto, noi e i nostri figli dalla guerra tra i mondi al patto per crescere, in libreria con Solferino. Floris, benvenuto, buongiorno. Buongiorno, mi sono collegato troppo presto, ma avete fregato, avete detto che ha vinto X Factor, che me l'ero registrato. Come le partite. Avrei iniziato a vedere loro ieri, mi ero rapito da uno speciale su Paolo Rossi, me l'ero registrato. Vabbè, passeremo ai finali. Quando sentite melancolia che è colpa che mia, è colpa mia, non dovevo dirtelo. Passiamo presto ai finali delle serie TV adesso, che così insomma facciamo altri danni. Buongiorno, buongiorno Floris, e buongiorno. Grazie per essere con noi. Francesco. Buongiorno Giovanni, mai svegliarsi così presto, questa è la massima di questa, di quanto è accaduto. Almeno tapparsi le orecchie. Allora Giovanni, noi ti ospitiamo con grandissimo piacere all'interno della Scossa, è uno spazio in cui non parliamo di solito di libri, ma del libro L'Alleanza di Giovanni Floris, la sua ultima fatica, invece vogliamo parlare per un motivo, perché è un libro intergenerazionale in cui però la generazione di Giovanni prende le difese, lasciami passare questo concetto, per la generazione dei più giovani. E perché invece di raccontare la solita guerra tra i due mondi, in realtà racconta una possibile alleanza. Sarà mica perché li abbiamo caricati sulle loro spalle di un fardello di debito pubblico insostenibile, perché i licenziamenti di contratti a tempo determinato sono oggi proprio a danno dei nostri giovani, perché non garantiamo loro la formazione? Giovanni, aiutaci a uscire da questo rebus. Io penso che l'alleanza sia inevitabile perché a me mi avevano suggerito come titolo La guerra tra i mondi, cioè noi e loro. E io ho detto, guardate che però il mondo è unico. È vero che dobbiamo dividere due categorie purtroppo in Italia. Una, chi ha sotto i 35 anni, e una, tutti gli altri, dai 35 ai 100 e passa. Noi abbiamo 20.000 ultracentenari in Italia. Fanno tutti parte di un'altra generazione, adulti, anziani, vecchi, vecchissimi, siamo tutti schierati nel prenderci tutto quello che c'è. Ora, questo non deve essere una condanna, perché è vero, come dicevi tu, questi sono temi tuoi, Francesco, da molto più tempo di quanto me ne occupassi io, però è vero che prendiamo tutte le risorse, è vero che abbiamo 5 euro in pensioni e uno tutto insieme in università, ricerca e formazione. E scuola, scusate, ma noi prendiamo tutti questi soldi, ma siamo brave persone, quindi dopo siamo noi a distribuirli a nipoti e figli. Quindi abbiamo uno stato sociale che dà tutto ai nonni e questi dicono, beh, aspetta, però tu devi fare casa, tu devi pagare le bollette, tu non ce la fai a fare le vacanze. Quindi abbiamo delegato il ruolo di distribuzione delle risorse alle persone più anziane. Queste non ne possono più perché poi sono molto tassate anche queste e se ne vanno in Bulgaria, in Portogallo, se ne vanno in Tunisia. I più giovani dicono questo non è un paese per giovani, se ne vanno pure loro, rimarremo solo io e te Francesco a parlare di questi temi alla radio. Un finale davvero triste. Giovanni, una delle cose più interessanti del tuo libro, che ne ha tante, quindi lo consiglio davvero, è che questo in realtà è un viaggio anche tra le teste dei nostri ragazzi, dei nostri figli, dei nostri nipoti. Che cosa pensano loro delle generazioni che si sono arricchite e che hanno lasciato loro un paese così indebitato? Sono due gli aspetti. La prima, pensano che è colpa nostra, no? I boomer, ok, boomer, va bene vecchietto, dai, parla, pensa tu che ti sei mangiato tutto, pensa tu, parla tu e fammi la lezione tu, ok, boomer, ci liquidano così. La seconda però è si abituano. Talmente li abbiamo formati in una chiave individualistica della lettura delle cose, talmente li abbiamo tenuti lontani dalla politica, spiegando loro che le cose vanno fatte, perché noi siamo figli degli anni Ottanta, no? Noi ci siamo liberati delle ideologie, ognuno di noi si può costruire il proprio futuro, si può costruire la propria professione, lasciando perdere la struttura sociale che c'è intorno. Noi abbiamo passato questo concetto, talmente l'hanno fatto loro che si sono allontanati definitivamente dalla politica, loro provano una repulsa per la politica, non si immaginano come
ma scusate, questa musica sotto è la rampa, è la rampa. È il tuo countdown, Giovanni. È il finale, il finale del primo blocco, diciamo così. Talmente si sono allontanati dalla politica che vedono il proprio futuro solo in chiave individuale, non riescono assolutamente a immaginare di poter influire sulle cose. Parliamo dell'alleanza possibile, se non inevitabile, tra noi o comunque tra genitori e figli. Parliamo di questo e parliamo di un tema che sta dentro questa grande questione intergenerazionale, ovvero la questione demografica. Ne parla Giovanni Floris nel suo libro, perché il problema è che rischia di avverarsi davvero la profezia di Giovanni: tra qualche anno saremo solo noi a parlarne e non avremo più la generazione dei nostri più giovani. L'Italia sta inanellando negli ultimi anni una serie di record negativi dal punto di vista della decrescita demografica. Anche il contributo degli immigrati in realtà non è così importante come in altre realtà europee, e rischiamo di trovarci in un paese sempre più piccolo, sempre più vecchio, sempre più povero. Giovanni, come se ne esce? Allora, se ne esce prendendo innanzitutto atto di quello che dici. Noi abbiamo creato una realtà per cui fare un figlio vuol dire rinunciare a troppe cose. È inutile pensare, beh, ma nel dopoguerra erano più poveri, facevano più figli. Non è tanto quello il punto, perché la realtà si misura sempre nel momento in cui la si misura. Quindi adesso costa troppo per una famiglia fare un figlio, da un punto di vista economico e da un punto di vista ideale, perché probabilmente soprattutto la mamma deve rinunciare a determinati aspetti della propria carriera professionale, della propria vita sociale, perché c'è uno stato sociale che non la supporta. Nel momento in cui i figli sono meno, ogni famiglia, facciamo conto, ne faccia uno. Quell'unico figlio però, dicono, deve venirmi benissimo. A quel punto su quel ragazzino pesano talmente tante aspettative dal punto di vista psicologico, diciamo, è una scommessa talmente importante che si fa di tutto per vincerla. Quindi non solo siamo pochi, ma siamo pochi e frustriamo i ragazzi. Allora non c'è soluzione che, dal mio punto di vista, rimmaginare il sistema sociale di questo paese. Adesso l'occasione c'è, probabilmente un'occasione che non avremmo mai voluto avere perché è causata da una terribile epidemia, però l'Europa ci chiede la stessa cosa, perché quel recovery fund di cui parliamo, quel recovery plan su cui si divide la politica, siamo solo noi a chiamarlo così, ma gli altri lo chiamano Next Generation EU. Sono soldi destinati alle prossime generazioni. Giovanni, su questo argomento il welfare dei nonni, che prima accennavi, che insomma mettono da parte per i figli e i nipoti, pochi figli, donne che devono rinunciare magari al lavoro per accudirli, c'è una ricetta secondo te, lasciando perdere i numeri, Next Generation Recovery Fund, una ricetta domestica in casa che possiamo in qualche modo attuare per migliorare e invertire un po' la rotta? Guarda, in casa si può fare tutto, ma questo secondo me è l'errore che fanno i più giovani. Noi non dobbiamo pensare di poter risolvere questo problema nella nostra casa, perché nella nostra casa io aiuto mia moglie e in qualche modo abbiamo risolto il problema. Quando i ragazzi erano piccoli, adesso sono grandi e sono autonomi, ma quando i ragazzi erano piccoli c'era un'alternanza nella cura, perché il problema è il ruolo di cura nella famiglia, no? Che viene svolto in Italia soprattutto alle donne. Questo ruolo deve essere assunto dalle strutture sociali, dallo Stato, sempre di più, in modo da liberare i genitori e da permettere loro di fare figli. Per far questo servono risorse. Allora, la chiave di risoluzione di questo problema è politica, non può essere individuale. I ragazzi fanno questo errore. È presente la mobilitazione sul tema del pianeta, dell'ambiente. È una mobilitazione dei più giovani. Eppure se dentro le manifestazioni o dopo le manifestazioni li intervisti, loro ti spiegano che la somma di tanti comportamenti individuali può salvare il pianeta. Facciamo il paradosso: se io tutti facessimo la differenziata, il pianeta sarebbe salvo. Questo è un errore. Se tutti facciamo una pressione politica sui governi perché si comportino in determinata maniera, allora il pianeta sarà salvo. Giovanni Floris, l'alleanza noi i nostri figli, dalla guerra tra i mondi al patto per crescere, edito da Zolferino, libro che trovate in tutte le librerie. Prima di chiudere, abbiamo pochissimi secondi, le chiedo i tre ingredienti del suo Natale, che vogliono anche essere un messaggio. Cosa non potrà mancare per comunque avere delle feste all'altezza di questo anno?
Ma tutte le feste sono sempre all'altezza, perché le feste, diciamo, sono come le viviamo noi. Allora mettiamoci in testa che questa festa è solamente differente dalle altre, ma sempre festa è. Tre ingredienti sono per i più giovani. Io vi lascerei con una citazione. Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il vostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza. E chi è la citazione? Se la trovano i più giovani che RTL, se l'ascoltano sicuramente. Io vado ad ascoltare Casa di Lego, allora. Questi grazie. Sono i tre ingredienti di Giovanni Floris con noi questa mattina nella scossa. A risentirci, in bocca al lupo e poi a presto. Ciao, in bocca al lupo. E faccia finta di niente mentre guarda la finale di X Factor. Faccia finta di non sapere come andrà a finire. Comunque dovevano vincere Melancolia, su quello sono d'accordo. Va bene, grazie anche a Francesco Del Zio. L'appuntamento con la scossa è per venerdì prossimo alle 7:30 qui su RTL 102.5. Ciao Francesco. Ciao, grazie a voi e buona scossa a tutti.